Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, oggi parliamo della KTM perché giusto poche ore fa la casa austriaca finalmente ha presentato la nuova 1290 Super Duke RR, la versione più cattiva, più estrema e anche molto più costosa della 1290 Super Duke R 2021. È una moto questa veramente impressionante, secondo me bellissima. Una moto che, riassumendo, potremmo dire è una versione R che va a pesare 9 kg in meno. Diciamo che KTM si è concentrata sul discorso peso. La moto, infatti, la RR ha un rapporto peso-potenza pari a 1 a 1. La potenza è uguale quindi al peso. Allora, questa moto, la RR, non è una sorpresa, visto che ve ne parlo di questo modello da qualche mese. Tutto quello che vi ho detto nei video scorsi ha trovato conferma. Vi ricordo che qualche mese fa era arrivata online una scheda tecnica della moto che ci mostrava la moto come sarebbe stata: la livrea, gli accessori montati, lo scarico montato, il motore, ciclistica, eccetera eccetera. Tutto quello che vi ho portato nei mesi scorsi ha trovato conferma al 100%, addirittura anche la livrea. Partiamo dunque, qui di fianco vi lascio le foto della RR. Magari iniziamo col discorso estetica e design. Dunque, la moto noterete che somiglia molto alla versione R 2021, la versione normale, le plastiche sono sempre quelle, cambia la livrea. La livrea è ispirata, la grafica è ispirata al prototipo mostrato all'ECMA del 2019. Complessivamente, secondo me, la moto è veramente da sbavo, cioè la moto è bellissima. Non monta alle aerodinamiche, il che, se vogliamo, è un po' strano, visto che la concorrente Street Fighter V4 monta un sistema di aerodinamiche molto evoluto e molto complesso. Pur non montando alle aerodinamiche, secondo me la moto è semplicemente pazzesca, cioè è veramente aggressivissima, bella secondo me tanto quanto è bella la Ducati Street Fighter V4, quindi KTM ha fatto un ottimo lavoro, ma è bella la RR come è bella anche la versione R. Noterete dalle foto che la moto cambia un po' perché monta diversi accessori in carbonio, monta anche uno scarico di serie che è a Krapovic in titanio col fondello in carbonio. Partiamo un attimo invece adesso con le caratteristiche tecniche. Dunque, il motore rimane pressoché lo stesso, quindi il motore è sempre l'LC8, 1301 di cilindrata, bicilindrico, potenza massima 180 cavalli, coppia massima 140 Nm. A 7000 giri un motore che rimane omologato Euro 5. Dove cambia la moto, dicevo prima, è il peso. La moto va a pesare 9 kg in meno. La versione normale, la base se vogliamo, pesa 189 kg, la versione RR ne pesa 180. Questo peso ridotto ottenuto grazie a cosa? Ottenuto grazie ai cerchi forgiati a 7 razze che vanno a pesare circa un chilo e mezzo in meno rispetto a quelli montati sulla versione normale. Grazie a questo anche a diversi componenti in carbonio presi direttamente dal catalogo Power Parts della KTM e grazie anche per esempio alla batteria al litio che va a pesare circa 2 kg in meno, 2 kg e mezzo in meno rispetto a quella montata sulla versione normale. Quindi ecco, diversi componenti che vanno ad abbassare il peso. 9 kg in meno è un risultato veramente notevole. Diciamo che, per fare un piccolo confronto con la Ducati, visto che è un po' la moto riferimento nel segmento delle bare naked, la Street Fighter V4S, prendiamo come riferimento la versione S, monto motore V4 1100, potenza massima 208 cavalli, peso 178 kg, quindi 2 kg in meno rispetto a questa nuova versione RR della KTM. Però la coppia si ferma, tra virgolette, a 123 Nm a 11.000 giri, mentre questa KTM 140 Nm a 7.000 giri. Quindi la coppia di questa KTM è molto più alta e anche molto più in basso, questo grazie al fatto che il motore è un bicilindrico più grosso. Quindi ecco, non fermatevi al discorso Ducati ha più cavalli e pesa anche 2 kg in meno, KTM comunque ha un motore più grosso e c'è molta molta più coppia. Questo vuol dire che la moto sicuramente è molto più efficace quando si va per esempio in un misto stretto. Ora invece altre caratteristiche, dunque abbiamo come ciclistica il telaio, rimane sempre il telaio traliccio in acciaio al cromo, però migliorano le sospensioni. Sulla versione normale abbiamo sospensioni della VP Apex, mentre sulla versione RR abbiamo le VP Apex Pro che sono più costose, un mono
che VP Apex Pro completamente, anche lui regolabile. Il pianto frenante invece rimane pressoché lo stesso, pneumatici anche loro sempre gli stessi, 120-200 al posteriore. Elettronica, strumentazione che rimane invariata, l'elettronica più o meno rimane invariata, però viene potenziata grazie all'arrivo di due nuove modalità, o meglio dire due nuovi riding mode, uno chiamato performance e l'altro chiamato track. In questi riding mode, diciamo, il pilota può personalizzare il controllo, comunque i vari controlli, può mixare vari controlli, per esempio il launch control, per esempio lo slide control, controllo slittamento ruota posteriore o l'engine brake control, controllo coppia, eccetera, eccetera. Insomma, sono delle modalità pensate per chi vuole cucirsi su misura l'elettronica di questa versione qua RR. Altre cose, abbiamo serbatoio che rimane sempre lo stesso, serbatoio sempre 16 litri, altezza sella anche lei che non va a cambiare, teletto posteriore che è in carbonio e oltre a questo, dicevo prima, largo uso di componenti in carbonio presi dal catalogo Power Parts. Una cosa interessante, se la moto così com'è non vi dovesse bastare, per quanto riguarda lo scarico si può acquistare uno scarico completo, però omologato solo d'uso pista. Quindi se volete quello scarico si può montare, la moto migliora ancora come performance, però a quel punto la moto si può utilizzare soltanto in pista. Direi che possiamo arrivare al discorso prezzo e disponibilità. Allora, parliamo un attimo del prezzo. La versione base, la versione normale, la R, costa, vi ricordo, circa 19.000 euro, poco meno. Questa versione qua costa di più, ovvero 25.600 euro, ovvero costa di più anche rispetto alla Street Fighter V4S che va a costare 23.400 euro circa. 25.600 euro, ragazzi, è un prezzo molto alto, però parliamo di una moto in edizione limitata in soli 500 esemplari. Ora, se vi dovesse interessare questo modello, sappiate che KTM ha aperto sul sito ufficiale una pagina dedicata, ve la lascio linkata qua sotto nell'info di questo video, cliccate nel link e vi porta su questo indirizzo dove troverete un conto alla rovescia. Arrivato a zero questo conto alla rovescia, la moto si potrà prenotare. Le prenotazioni sono aperte a partire dall'8 aprile alle ore 10, quindi se vi interessa ragazzi fate in fretta perché sicuramente queste moto andranno a ruba. È vero che parliamo di un prezzo molto alto, 25.600 euro, però parliamo di una moto della KTM, le Super Duke comunque vendono bene normalmente, per esempio in Germania o anche in America. Una versione sicuramente RR su questi mercati già di per sé molto ricchi, secondo me venderà tanto. Quindi se la moto vi dovesse interessare, fate in fretta. Siate lì l'8 aprile alle ore 10, pronti a cliccare su acquisto o prenota, perché secondo me andranno a ruba in poco tempo, no? Così come è stato anche per la Super Adventure in versione, se non sbaglio, la R. Direi che da questo video è tutto, ecco, la moto sì è interessante, è una moto da effetto wow sicuramente, è una moto anche poco sfruttabile in strada, così come lo è anche una Street Fighter V4, così come lo è anche la Super Duke in versione base, no? Queste moto qua con queste potenze altissime, con queste coppie allucinanti, sono moto che dovrebbero nascere più per l'utilizzo in pista, su strada. Capite che nei limiti del traffico, nei limiti delle strade con le buche e dei controlli, sono moto che non verranno mai portate comunque al limite massimo. Ecco, quindi moto di effetto wow, moto che probabilmente per la maggior parte del tempo daranno in giro a 100-150 all'ora. Ecco, dico questo. Direi che da questo video ho detto veramente tutto. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale YouTube con lo Instagram, il link ufficiale. Noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao!